Un attimo, amici. Ah, perché non posso rimpicciolirlo più di così. E allora, un attimo. Mettiamo qua questo. Mi sto sistemando la chat sul secondo schermo senza metterci OBS, amici. Voi chiederete, ma che ti serve farlo adesso? Perché non si segue di più durante la live, riesco a seguire meglio. Quindi posso allargare un po' così. Oh no, è arrivato qualcuno qua dove sono io. Amici. Che log PS sistemiamo tutto. È cambiato il microfono. Ok, ho fatto questo, chiudiamo TS. Ora ho la chat lì. Questo lo metto così. Scusate se però un attimo al volo così per la live poi siamo a posto. È tipo un pixel quello che devo toccare per rimpicciolirlo. Oh, ce l'ho fatta, l'ho preso. Così e facciamo così. Perfetto. Ora vi leggo, amici. Vi leggo tutto il tempo. Allora, siamo in servizio. Servizio, attiviamo la radio. 201. Attiviamo la bodycam. Attiva. Continuo di Jessica, lo strappiamo un attimo e poi lo rifaremo dopo. Qualcuno. Ok. Carlotta 18. Bene. Perfetto, sono entrato su Discord. Nuovo PG, sì, non siamo più Mauro Bronzo, siamo Giancarlo Carlotta. Eccoci qua. Ah, aspettate amici, devo fare una cosa, ora che mi sono ricordato. Siamo qua, vicino alla bandiera americana, devo fare la foto a Giancarlo per metterla sul CAD. Così. No, forse un po' più piccolo devo farlo, vabbè. Chi se ne frega. La devo salvare. Beh, la salvo dopo. Poi la metto sul CAD e sono a posto. A me per un momento pensavo che il PC fosse una donna. No, è il cognome di Carlotta. È il cognome. E questa è la parte più divertente, forse. Non c'è nessuno in centrale. Porca vacca. Benvenuto comunque. Giancarlo Carlotta, per gli amici agente Carlotta. Devo togliere le sicure forse. Un attimo sopra, eh. Devo comprare un po' di roba da mangiare. C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Ma sul coso c'è scritto che c'è qualcuno in centrale. Intanto sento dei rumori, mi cago addosso. Non c'è mai nessuno. È arrivato qualcuno in auto. Allora, prendiamoci. Ci prendiamo e non abbiamo. Aspetta, no. Di sandwich. Non abbiamo soldi. Un attimo. Un attimo, che prendiamo tutto. Quanti ne posso prendere? Boh, facciamo 8. Madò, sono veramente un fico. Prendiamo le sicure. Amici, io spero voi non abbiate sentito ciò che ho sentito io. Questi sembrano dei cognomi incredibili. Tra l'altro, c'è tutta una lore su questo personaggio che vedremo un po' se uscirà. Ho deciso di non fare alcuno spoiler a nessuno. Zero proprio. Quindi. Capitano, possiamo prendere Carlotta? 10-4, dove si trova? Piazza centrale, Adam 1. 10-4, andate pure. Che bello, posso fare pattuglia. T-60 Cruz 18. Madò, quanta roba. E allora formate un Adam, voi due. 10-4. Carlotta, Santa Cruz, Adam 2. Dov'è? Eccolo qua. Ciao Luke. Ricevuto. Buonasera.
Ciao, buonasera. Tu Chi guida? come te la cavi? Sai Bene, più o meno. usare l'autovelox? Sì. Allora facciamo così, guido io e tu usi l'autovelox e Va parli alla bene. radio, ok? Va bene, va bene. Se eventualmente vedi dei miei problemi, dimmela. Ok, nessun problema. Allora, vediamo se mi ricordo come si imposta. Ti posso domandare una cosa? Sì. Quello che sta in giù in magazzino è Remington Riot, sarebbe praticamente Big Bang o no? Non lo so, io prendo paura a prenderlo, quindi aspetto me lo diano loro. Boh, perché io ho visto che è previsto tenerlo in auto, eh. Eh sì, infatti avevo informato che non ce l'aveva andato e hanno detto che ce l'avrebbero dato. Quindi quello che ho preso io da Remington Riot non è il Big Bang, Non lo è so. un fucile normale. Non lo so. Boh. Boh, tieni al Sarebbe da massimo, sì. provare. Non sparare su di me, va bene tutto. No, vabbè, sta in macchina, però io penso che sia quello, perché i fucili normali secondo me non li hanno messi a Ok. pompa. Anche perché mancano i colpi. Adam 2 è composta da Carlotta e Santa Cruz 18. Ciao Come là ce F. l'ha con la bicicletta? Cos'è? Dove andava con la bicicletta? Non l'ho visto. Non di fretta. Ti posso mandare una cosa? Tu la bodycam hai la registrazione continua, giusto? Sì. Perfetto, perfetto, Allora, come va? ok. Niente, dai. Il primo giorno è stato tranquillo. Ieri ho dovuto lavorare fuori città e Ok. adesso è il mio secondo giorno. Ieri ho Invece com'è fatto andata? due rapine. Ci sono state due rapine e non abbiamo Mamma. pure arrestato la gente. Però. Sì. Comunque nessun agente comunque per adesso finito a terra, giusto? E non quando ero in servizio io. Non so se mentre non ero in Ah, servizio è successo qualcosa. Noi perfetto. due biondi. Siamo entrambi Perfetto, biondi. perfetto. Eh sì, è vero. Io però sono tinto, non sono biondo Ah, originale. no, io sono originale. No, no, io sono scuro. Capisco. E cosa ti porta in questo distretto di polizia? Sono un ex poliziotto e sono chiesto di essere integrato. Ah, ok. Ovviamente ricomincio come tutti i recluta, come giusto che sia, quindi. Bello così. Così ti ripieni le ossa. Sì, mi sembra giusto così. Vabbè, l'importante è divertirsi e preservare la vita del cittadino. Certo, hai ragione. Speriamo, insomma, dai, che Sì. vada sempre tutto bene. Tu hai già arrestato qualcuno nel tuo primo giorno? No, nessuno, sinceramente, non c'è stato neanche una sparatoria, niente, zero. No, io non so, io penso che l'unico colpo che ho sparato è stato un per sbaglio, cioè avevo la sicura tolta e ero distratto a scrivere la zona internet e ho premuto il grilletto. Colpito qualcuno? No, cioè l'asfalto, Vabbè. però fa niente. Lo so, ma c'hanno sti grilletti sensibili, basta sfiorarli che. Sì, poi magari, poi ci scappa il morto, ti arrestano e devi rinunciare alla carriera. L'ho traumatizzato con questo brano. Aspetta un attimo, faccio un attimo una roba. Sì, non ti preoccupare. Oddio, ma io non ho i codici radio. Meno male che me lo sono ricordato. Stavo per dire, magari c'è un codice radio per dire che ci fermiamo. Dov'è? Apri codici radio, apri codici radio. Documenti. Documenti, documentazione interna e protocolli. Codice radio, codice radio. Ma sono anch'io un Tu cadetto. invece cosa mi racconti? Com'hai poliziotto? E allora, volevo fare il poliziotto, però in Italia mi avevano cacciato, poi sono andato in Spagna, poi in Francia, poi in Lussemburgo, poi dopo un po' sono arrivato in Norvegia, poi anche lì mi hanno cacciato e sono venuto qua. Cacciato come mai? No, in realtà non è che mi cacciavano, all'inizio non mi prendevano nemmeno, poi in Norvegia mi avevano finalmente preso, ma non parlavo norvegese.
E quindi dopo un po' hanno cacciato. Perché non si era reso conto che parlavi in norvegese, scusami. No, è che fingevo di essere muto, poi però dopo un po' dovevo, cioè tipo mi dicevano spara in norvegese, non capivo. Vabbè. Sì. Perfetto. Non mi ero spostato nell'Adam. Mi No, vabbè, hai fatto intanto ricordare adesso. nessuno se ne è accorto, nessuno si lamenta, va bene così. Ti sei trovato bene con tutti qua in polizia? Ma fino ad ora ho fatto solo pattuglia col vice capitano e con Gaglione. Che Mannaggia. adesso è recluta scelta. Eh Promosso. sì, l'hanno detto oggi. Io ho preso 3 onorificenze. Ammazzo, che quanta gente hai salvato. E in realtà è più che altro perché, non lo so, ho sventato le rapine, sono stato bravo. Ebbene sì, amici, ho preso 3 onorificenze, con un'altra diventiamo reclute Vabbè, scelte. ci vuole anche quello. Eh sì. Ma io mi tengo qui sotto il mio bel codice radio. Visto qualcosa di strano? No, no, quella macchina a sinistra, Quella però. bruciata. Mi Sì, non l'avevo visto bene con. Boh. sa chi ce l'ha portata qua bruciata. Bella domanda. Elicottero, che sento. Eh sì, è lì a destra. Vado ad attivare la bussola. Non si fa da qua, come si fa? F8, Abbiamo clicco di rapido. trovato per caso qualche punto droga, qualcosa. E mi sa di sì uno. Aveva trovato Gaiona l'altro giorno, però non mi ricordo dove. Cosa sarebbe? È un campo di marijuana, se non sbaglio. 120 mi pare. Anzi, è al 720. 720? Sì. Fai vedere. Lì. 720 là. Ah, ok, Sì, sì. hanno trovato delle piantine già messe, allora le hanno tolte e hanno segnalato anche a noi che c'era. Io penso che comunque puoi piantare un po' ovunque, quasi, eh. E non lo so, non me ne intendo io di Io droghe. ci metti delle due Adam. Siamo alla fente blanca. Dam 2, zona porta. Alla fuente blanca, io parlo molto meglio. Mi ha addestrato bene Gaiona, se non ricordo mai il nome. Perché mi viene da dire fagottini. Da quello che ha domandato la posizione chi è? È il vice Capitano? capitano. Vice capitano? Sì, il capitano non è in servizio adesso. Mi pare non sia in servizio, boh, non Io le lo voci devo ancora impararle. so. Vabbè, ci sarà. Nemmeno io li conosco tutti. Comunque, mi hanno detto praticamente che sono No, se migliorato. vedi qualcosa di sospetto, dimmelo, Sì, sto tranquillamente. guardando con i miei occhi da faina. Gli occhi da? Faina. La fina è un animale intelligente, Sì. eh. Urbo. Si accorge di tutto. Comunque, mi hanno detto che mi hanno dato 3 onorificenze perché ho scritto, se non sbaglio, per il rapporto emergenza che ho scritto e perché sto migliorando il comunicare in radio, roba del genere. E i miglioramenti in generale rispetto al primo giorno. Non c'era molto da fare, cioè, Vediamo un po' se il vediamo qualcosa in sti quartieri schifosi qua. E quella che fa? Questa primo giorno. Quella chi? qua l'incrocio. Ma non lo so. È ubriaca, che Palmimo. è? Ah, Sì, adesso vedi? sta facendo la parete, la scatola. Non so perché ha fatto così di dire Palmimo.
senso unico, dove cacchio vai? Ci arrestano. Esatto. Ma lavorano sodo. Guarda, ci sono i cosi per il petrolio, il gas. Lassì che guadagnano soldi. Vabbè, anche noi non è che scherziamo. I miei 1800 dollari di stipendio li accetto. Scusami un attimo, sistemo un attimo una cosa qua in Sì, macchina non e ti preoccupare. computer. Ok. Oh, metto comodo anch'io che stavo un po'. Non sto manco guardando le velocità. Sto andando piano piano. Siamo passati vicino ai punti caldi che ci aveva detto quella riunione tempo fa. Non ho sentito nulla io. 19, ripeterà. Guzman 18. 10-4. Non si era sentito la prima parte. Devo salvare un po' di numeri intanto, visto che c'è lui. E Ecco qua, niente. sistemato. Niente, scherzo. Sbaglio ogni tanto. Anch'io ho qualche problema a sentire. Eh sì, Qualcuno le dice. radio non suonano benissimo ogni tanto. Ah, perché ci andando le radio satellitari con le antenne Non ha fondo di corte. rete centrale. Quel fuoco là. C'è sempre stato quel fuoco là? Ma non so, l'avrà acceso un barbone. Speriamo non ci si sia bruciato. Speriamo di no. Pattuglia tranquilla stasera, amici. A parte che sono ancora le 9:40, Diciamo ci gira 9:50. in centro Sì, adesso. sì. Io vado un po' in periferia perché tante volte si scopre cose più interessanti, No, ma fai come più ti sembra giusto. Tanto non sono bravo io a scegliere i posti. Comunque, sì, sono ancora le come mai non sei bravo a 9:48. scegliere questo? Quindi niente, in realtà. Serata tranquilla per adesso, magari scoppiamo tre rapine e finiamo all'una di notte come ieri. E piango. Piango forte. Che inquinamento. Guarda te come inquinano questi qua. Vedere, ci ho i codici sotto portata. Oh, sì, ok. Fammi inquadrare bene, perfetto. Adesso ho tutti i codici sotto portata di mano, so tutto. Colleghi, colleghi, carissimi, chi sono? Saranno. C'è Gaiola sull'altra pattuglia, ma no, io voglio tornare in pattuglia con Gaiola. Pensa che il primo giorno che sono ritornato in città, no, ho fatto un viaggetto, Sì. no? Sono ritornato dopo un bel po' di tempo. Faccio tutte le mie cosette, chiamo il taxi, mi faccio portare, compro di nuovo la moto. Arrivo qua, compro un paio di panini, roba, e tentano di rapinarmi. Crimine serpeggia, per questo che ci siamo Va noi. bene. Questo mi ha detto, questo non c'ha manco il becco di un quattrino, lasciamolo stare. Ma Ma già sono ho stati visto. gentili. Ma questi? Sì. Salve. Attenti! Vabbè. State attenti perché abbiamo visto la macchina che sta per Sì. mettere sotto, Fate mi attenzione, raccomando, per il vostro cosa? bene. Fate attenzione che vi investono se andate così. Sì, guardo sempre a Perché qua sinistra la e gente non a guarda. destra. Meglio prima a destra e poi a sinistra, secondo me. Va bene, agenti, molto gentili, grazie. Vengo. Buona serata, Buona serata. arrivederci, Grazie a eh. voi. Arrivederci. Brava Peccato, meglio prima a destra e gente. Se ne fossero così. a sinistra. Purtroppo fanno un po'. Ci sono premi addosso questo. Dice? Sì, ma non, cioè, non l'ha fatto apposta, ha perso il tipo volante. Gente abituata, questi guidano in Gente città, dai, di se non si fa un po'. mare, che se ne va. Niente,
una canzone italiana. Da dove vengo io. Non la conosco. Ma sei altre? Dipende, vengo, viene l'ispirazione al momento a me. Cantami una canzone natalizia. Non mi viene in mente. Non me ne viene in mente nessuna. Tipo, non so, Jingle Bells. Natale, no, poi. Tu... No, no, aspetta, cantami Tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo. Fa sempre emozionare sta canzone. Sì. Anche perché ormai siamo sotto Natale. Sì. Fa venire in mente quando sono nato io. Segnato Natale? No, in una stalla. Porca macchina, faceva freddo? Non lo so, mia mamma ha detto che stava andando in bagno e invece mi ha cagato a me. Vabbè, è andato in bagno in una stalla. Eh beh. Abitiamo a Sandy Shore, la... Scusa, se abiti a Sandy e fai il poliziotto e non il trooper? Sì. Capisco. Ma in realtà perché in precedenza mi coinvolse mia sorella a entrare in polizia, perché lei gli piaceva la città. Ma sempre a fare dei trick quelli là, eh? Chi è? È sempre quello di prima. Almeno è bravo. Vale, guarda come sale, non lo so fare. Va bene, non so fare neanche quello, io probabilmente mi ribalto. Ma non è che mi preoccupa lui, perché nel senso qualche macchina lo metterà sotto, no? Capito? Ma niente, salta a caso, almeno salta in... sui... E niente, non riesce a saltare manco il muretto, guarda, poverino. Vabbè, devi imparare. Piccinino, guarda allora. Ma boh. Non diciamogli niente, perché poi se la prendono e ci rimangono male. Infatti, bisogna migliorare senza essere demoliti dagli altri. Ma chi... io voglio sapere chi ha ucciso questo ragazzo con cui sto facendo pattuglia. Ah, Alcazon, il famoso Alcazon. Tu hai cominciato a fare un po' di palestra? No, non mi piace andare in palestra. Come? No, preferisco stare a casa a guardarmi le serie televisive. Non ti piace essere tutto muscoli? No, non mi serve, sto bene così. Perché tecnicamente se vai in palestra aumenti i chili che puoi portare, quindi puoi portare più roba. Però io non ho voglia di andare in palestra. Già loggo solo per fare pattuglia io praticamente. Hai visto Don Matteo? No, cos'è? È una serie italiana, è molto bella. Anche La Signora in Giallo, europea. Non mi ricordo dove l'hanno fatta, però in Europa va molto. Qua gira brutta gente, mi hanno detto. Dove? Qui in questo parchetto rapinano le persone. Di destra là? Sì, sì. Perché? Non lo so. So soltanto che... quando era? Due sere fa il sergente, mi pare, non mi ricordo chi era dei due, però uno dell'alto comando dei trooper ha detto di controllare alcune zone perché ci rapinavano la gente. Qua ho fatto una... ho sventato una rapina. No, in realtà qua no, qua è scappato il tizio. Però è sventata. Prendiamo una chiamata, Sì, certo, prendila. Adam 2 prende la chiamata. 10-4. Buonasera, l'SPD. Qual è la sua emergenza? Volevo sapere se fosse possibile parlare col generale o col colonnello. Il generale colonnello, mi faccio un attimo controllare. Va bene. Al momento non sono in servizio, se vuoi riprovare più tardi. Va bene, grazie.
Buona serata. Buona serata. Era un po' depresso. Ma se vuole parlare con il generale Cornello, perché ha fatto il numero di emergenza e non quell'altro? Perché l'altro non funziona. Ah, non funziona? No. Non lo sapevo. Tu pensi a tutta quella povera gente che chiama invece quello là. Ma che bella auto. Arancione con le ruote blu. Sta qua? Sì. È tutta strana, no? Sì. Però ha un suo fascino, devo sì, dire. Sì, ci sta. Non è troppo male. Anche io non sono da auto, sono più da moto. Oh, guarda la gente che pompa. Dacci dentro, dai. Non è una freddo. Boh. Le mutande alle di sera. Vabbè. C'è gente strana, eh? Sì, c'è di gente strana al mondo. Cioè, ma un paio di vestiti da palestra, no, eh? Vabbè. Vabbè, alla fine. È arrivato stipendio. Oh, che bello. Adesso siamo a posto. Mi sento già meglio. Capitano? Avanti. C'è qualche membro alto comando del State Trooper in servizio? Ma, l'ho appena detto io. Come c'è? 19, non ho capito. Quante cose non capisci? No. C'è il colonnello. C'è qui fuori dalla centrale una persona che lo cerca. Adam 1 torna in pattuglia. Vero, dov'è che mi ha chiamato il tizio di prima? Emergenza. Non ci contare mai troppo, secondo me, sulla radio, sulle selettive, perché secondo me tante volte non si mettono dentro. Mi dà sta impressione qua, eh. Potrebbe essere. Secondo me c'era anche già prima, solo che vabbè. Vabbè, capita. Era quello a cui ho parlato io, eh. Io non ho ancora guidato la mia auto. No, una volta l'ho guidata, mi sa. A proposito, non mi ricordo, boh. Tu ti sei fatto il porto d'armi? Sì. Ma spiegami una cosa. Dimmi tutto. Per fare il porto d'armi, cioè, me lo faccio fare tipo da te un collega o devo andarmi a fare la visita? Allora, io e il vice capitano abbiamo fatto la visita, però altri dicono Adam che non serve. 1-1-0-10-100-350. Secondo te? Certo che puoi giocare, Lax Gamma, devi fare la whitelist. Non lo so, forse conviene per sicurezza. Devi fare la whitelist sul server. Non vorrei server. Mai che poi viene fuori, non hai fatto 1-1-10-100, la visita, pulito. C'hai un porto d'armi regolare, sei un poliziotto, poi succedono sempre queste robe. Se vuoi assicurarti, non lo so, vai. Ti dici che troverò qualche medico che fa visita? Sì, sì, c'è. Allora, ma ci mettono? No, ti ho capito, capire, ti spiego, Rax. Faccio aspettare. Aspetto magari più tardi, ma... un altro giorno. Allora, non ci mettono troppissimo, però dipende quanta gente c'è in fila. No, ascoltami, tanto il porto d'armi è per quando siamo fuori servizio, in teoria, non quando siamo in servizio. Ah, andava abbastanza veloce, eh? Sì? Sì, 144. Allora, ti spiego. Praticamente devi fare una sorta di test. Taga. Mi pare P316PHZ. Bisogna vedere se la moto sarà. No. Ma che cazzo? No, Ma era questo? Sì, penso di sì. No, comunque aspetta, fermati qua che spostiamo la moto. Aspetta. Ma? Niente, vabbè, andiamo. Ah, è là davanti. Oh no, è là. Sì, aspetta, spostiamola che avrà avuto un mancamento quel poveraccio. Ok, mi sono fermato. Allora ti spiego, mentre adesso che... Ha avuto un mancamento. Ti
Ti spiego, praticamente è un server in cui devi fare un test per verificare che sai conoscere il regolamento e cose così per poter giocare con tutti gli altri. Se entri nel sito, si chiama Los Santos Era Life lui, Italia. dici? E a me sembrava questa la moto quando l'ho vista, però Il vabbè. problema è senza targa quella moto. Vero. Vero, quindi non sappiamo se lui. Boh. Mi sembrava Occhio quel tante modello, però volte. non lo so. Comunque sì, non, ho sbagliato io a leggere la targa, ho sbagliato io. Non potevo usare quello perché una moto senza targa, vabbè, comunque. C'è il regolamento da imparare, se tu lo impari e riesci a passare sia la parte scritta del test che la parte orale, puoi venire a giocare con No, ti noi. dicevo, aspetto di essere fuori Grazie. servizio. Ok. Cagliola ha fatto una E faccio cosa. la visita. Venga giù un attimino, si trova in centrale. Perché è inutile che magari distraggo la... Ma? Vai, vai. Qual era la macchina ricercata? Ti ricordi la No, targa? no, l'hanno risolto poi la cosa della macchina ricercata, mi pare. Ok, va bene. Perfetto. Sì, perché quello là l'ho arrestato ieri sera. Sì, Ah, perché ho visto che c'è ancora le c'era. ricerche. Sì, lo so, però mi sembrava avessero scritto che era risolta. Ah, no, non è risolta, però la devono fare con gli altri perché non sappiamo la situazione, la bodycam non è chiara. Quindi, visto che ieri l'abbiamo arrestato, abbiamo lasciato un attimo in sospeso quello. Perché era un furto. Oh, dov'è il furto? Adam 1 sul posto, siamo a 200 Dove hai metri. messo te? Sì, però ci sono degli altri, quindi. Quanti metri erano loro? Erano sul posto, allora. Sì, ma non crederci troppo, perché tanto si sparano, sono sul posto, sono a 1 km. Sì, sei in questa zona, assicurati che è tutto bene. Che macchina era? Non l'ho visto. Praline? No. Non so. Allora. Abbiamo un soggetto che sta scappando a piedi. Supporto? 10-4 sta scappando a piedi, vediamo se lo riusciamo a ribeccare. Ci troviamo nei pressi del 581. 5-8. Vai. È là, non vorrei che spesse a piedi in mezzo. Eccolo, Dov'è? eccolo. Davanti. Infilato qua dentro. Il soggetto aveva una giacca nera. Il soggetto aveva una giacca nera e una cresta, sì, Ok, 10-4. l'abbiamo noi. Signore, si fermi per 10-20. favore. E siamo sempre al cap che ci avete detto voi, verso il negozio di vestiti. Signore, si 10-4, volti. sto arrivando. Interrogativo, scappa sempre a piedi? Sì, è qua. Non sta più scappando, ce l'abbiamo noi. Ok, fermiamoci, parliamo. Ah, la vedi. È la Madonna, qualcuno in più. Signore? Buonasera. Sente? Salve. Signore? Sì? Istantaneamente in ufficio in 16-6. Mi Potete sentite? Sì. contattarmi sul privato se volete, ci sono. Dieci-quattro. Guardiamoci in giro e chiamo gli Carlotta, vieni con appunti, me. magari stanno arrivando, Ma l'avete ammanettato No, no, oppure... si è fermato. Gli abbiamo detto di fermarsi, Ok, si è fermato. perfetto. Salve, signore. E quindi, come mai stava scappando? Dichiaro colpevole? Sì. Si dichiara colpevole? Si Si sta dichiarando dichiarando colpevole? sì. Ok. Si volti, signore. Addirittura. Per Mi forza. pare il minimo. Si Vabbè, noi volti e ci sia distacchiamo se non è fermo. un problema. Vai, vai. E Se distaccatevi pure andiamo, voi. andiamo. Adam 2 si distacca. Sopraapplicare le manette, la dichiaro in stato d'arresto patentato, furto d'auto, il diritto di rimanere in silenzio, Ah, questa anche dichiarazione potrà questa. essere usata contro di lei in tribunale, il diritto di un avvocato se non Io che mi sottoposto scrivo su a giudizio. Discord, non ho scritto note. Sospettato in 10-15. Sai cosa? Mi mantengo...
scusami, mi mantengo un attimo in zona che non vorrei che arrivasse qualcuno. Ma lo stanno caricando in auto, quindi possiamo andare. Ah, bomba. Sì, sì. Ok, no, niente, è una cosa di oggi pomeriggio, quindi possiamo tornare qua su. Non c'era oggi pomeriggio, quindi non mi interessa quella comunicazione. Perché non è la prima volta che succede che perdano tempo magari apposta per fare i vari complici. E non si è dichiarato colpevole, quindi... Stava... No, no, dico, non è la prima volta che sì, perdono capito, tempo per fare i vari complici. Magari quello con l'arma che spara, capito? La legge ha vinto grazie a Carlotta, sì, sì, non ho manco... Quello là correva un po', Guarda qua, a sinistra. Lo vedi lì in fondo? Ha girato ancora a sinistra e è andato in fondo? Mi sembra che sia lì in fondo. No, vabbè, si è parcheggiato ormai. Fermiamoci un attimo giusto a rimproverarlo. Dici che fosse quell'auto? No, non era questa effettivamente. Sai che secondo me aveva girato a sinistra. Mi dava l'impressione. No, a me è sembrato che andava dritto, però... Sì? Sì, sì, però non è quella, non era questo modello, mi pare. O forse sì, boh, non lo so. Scommettiamo che non hanno le sirene accese, ma si sentono. Probabilmente sì. Però vabbè, tanto. C'è un tipo in moto di là. Hai visto la faina? Sì, sì. non ricordarmi queste cose. Qui Adamuno è sospettato, ha avuto dei problemi. Ci troviamo all'altezza del cap 581 e attendiamo che... 10-4. Però intanto con la mia vista da faina ho visto il tipo che scappava, Tutto merito mio. Cosa hai mangiato a cena, collega? Ma un po' di salumi e una mozzarella. Non mi andavo di preparare niente. Questo ho ordinato una pizza. Cos'hai ordinato di buono? È una pizza, margherita. Ah, proprio così semplice. Sì, sì. Una pizza margherita normale o più una... Oh! Adam 2 si reca alla rapina. Capitano, va lei? Il capitano è in 16, mi pare. Cazzo, sta qua che brutta. Ok, allora cerchiamo di sbrigarci con il resto qui, dopo interveniamo noi. Sì, se no chiediamo ai trooper supporto. Voi intanto procedete con il primo approccio, chiedete, dopo chiediamo il tip e intanto noi arriviamo. Buonasera. Buonasera, mi sentite? Salve, l'ostaggio sta bene? È un ostaggio quel signore mascherato? Alzare un po' la voce? Non ho sentito, vuoi ripetere? Ok. Come potrebbe star male? Dipende da cosa vorrete fare voi. Dobbiamo chiamare il FIB. Se ci dà un attimo contratterà col nostro collega. Certamente. Quindi chiamo il FIB e chiamo anche i trooper, sì, aspetto sì, voi. Sì. Ha un ostaggio? Ha un ostaggio. Ok, allora il soggetto qui arrestato ha chiamato l'avvocato, quindi non potremmo metterci un po' di più, quindi è meglio che chiamate. Ok, chiamiamo, va bene. Santa Cruz, puoi dichiarare la zona internet intanto? Sì, adesso la faccio vedere. Dov'è FIB? Pronto? Police FB. Sono l'agente Carlotta, c'è una rapina al CAP 120 con ostaggi, potreste venire? Sì, arrivo. Ok, grazie mille. CAP 120? 120, il mini market di Groove. Mi dia qualche minuto. Ok.
Immediato backup. Siamo a 7 km, ci mettiamo un po'. Buonasera, sono l'agente Carlotta dell'NSPD. Ci servirebbe una pattuglia di supporto alla rapina che c'è stata. Sì, tutti i miei agenti sono occupati 11:31 al momento. Chi vi serve? Quante persone? Siamo una sola pattuglia al momento. Almeno un agente. Il capitano non c'è? Il capitano no, al momento non c'è. Va bene, aspetta un attimo. Alfa 2, qual è la situazione al momento? Che codice si tratta? Fatto, sono entrata così. Alfa 2, mi sentite? Ripetere, scusate. Qual è il codice del momento? 1031, in 3, in 4, in 0? Abbiamo un soggetto sospeso. Che sta correndo attorno, cioè qua vicino, attorno a un campo. Ma avete un soggetto in custodia? Negativo, cioè questo soggetto che sta correndo poco lontano da... Sta arrivando la gente del fiume. Allora, c'è stato un incidente di un immobile che stava coltivando della marijuana e adesso il soggetto adesso è sparito. Fine, e abbiamo questo qua che sta correndo via. Attenti, mi raccomando. Va bene, avete visto che parlava in radio? Affermativo. Va bene. Non parlo ancora con me. Vediamo il soggetto, lo vediamo. CAP 2016. Ah, abbiamo frequenza. Ho chiesto supporto ai trooper, ma mi sa che sono occupati. Qui va, arriva. Sta arrivando. Il problema lo sapete qual è? Che nessuno delle mie pattuglie può arrivare visto che c'è un codice a zero. DC4, adesso arriviamo noi appena finiamo qui, tanto ci sbrighiamo. Ma quanti LSPD ci servono alla rapina? Al momento solo due. Ok, e quanti LSPD stanno arrivando alla rapina? Due. Va bene, sbrigate il più possibile, io non posso fare altro, mi spiace ragazzi. Una cosa nella vita. 10-4. Sto così, no? Posso provare a chiamare il capitano sul numero privato? Carlotta, mi puoi dire il cap della rapina? 120. Sta diluviando da me, amici. Attenzione che sta passando dietro una macchina e sta guardando, Signore, cerchi di essere impaziente. No, paziente, non impaziente, ho sbagliato. Come sente arrivano le sirene? Come può vedere io sto per tagliare la gola. Ok, è arrivato il feed, mi sembra. Gracchi nella cuffia sinistra, perché lo senti solo nella cuffia sinistra, tecnicamente. È arrivato l'agente del FIB, la lascio nelle mani sue per contrattare. Ok. Buonasera. Eccomi qui, in allora, che tac siete? Siamo andando in tac 1 adesso, perché stavamo cercando di capire con chi saremmo stati, cerchiamo che arrivino i colleghi il prima possibile. 203 conferma il tac? No, 200. 200? Sì. È sicuro? Perché 203 c'è le trooper al momento. 200 è privato. Come privata? Nel protocollo lì c'è scritto che 200 è per noi. Vabbè, 203 facciamo. 203 e 204. Sì. 203 e TAC 1, TAC 2 e 204. Va bene, facciamo spostare 203. Faccia spostare tutti i suoi colleghi presenti in 204. TAC 2, ok. Fate attenzione che è arrivata quella macchina in fondo. E se per... c'è un complice. Quale macchina? Sì, vabbè. Sì, è vista, va bene. Allora, quanti agenti? Per ora siamo noi due, sta arrivando il supporto, sì. Ok, facciamo arrivare il terzo allora. Ok. Entra in TAC 2, radio 204. Sì. Ok. Aspetta, te facciamo così. Allora, siamo io e questo. Noi siamo radio 204, TAC 2.
Gli avevi già detto che eravamo spostati in TAC 4, sì. Scusa. In 204. Sì. Però faccio il perimetro della zona, controlla qua te. Allora. Sapete che mi sa che al momento di questi qua, cioè tra me e lui sono io il più che il tuo in grado? E agente Carnotta faccio il perimetro della zona. Andavo a prenderti un caffè allora. Beh, chi è che è arrivato? Ah, sono arrivati i nostri colleghi. Check radio, Carlotta. Buono. Sì. Ok, siamo qui. Sono fatto il Mi perimetro potete veloce. spiegare un secondo al volo la situazione? Allora, c'è un soggetto all'interno con un coltello, un ostaggio e non so se ci siano altre persone. È arrivato il FIB e sta contrattando. Ah, Va una cosa. bene. La vedete quella macchina vicino al cartello Beer? Cartello? Beer. Stiamo puntando. Vedi che sta guardando? Non so se siano giornalisti o... Vado a parlarci io. Si è Sì, fermata meglio. prima. Non riesco a leggere la targa. Non lo so, accompagno Sì. per sicurezza, ok. E non sono più il capo in comando perché Gaiola è più alto in grado di me. Ma che sta facendo chi su? Oi! Comunque avevo messo la zona in Bene, una rapina mi sento a casa, E maresciallo. se mi mostra un pass per dire che è un giornalista può stare qui, se no se ne può anche andare via da questa zona. Ah, c'è da Visto che no. vuoi mettere in stato di Credo fermo, proprio di Mr. sì. Lontani, insomma, però deve Mannaggia, andare via da qui. quindi siccome uno ma che sta fate una sparata? è una zona interdetta, è una zona pericolosa attualmente, non sappiamo cosa potrebbe succedere per la sua incolumità, sarebbe meglio che si allontani al più presto da questa zona. E se non si Oh. allontana, siamo costretti a metterla in stato di Esatto. fermo. E dopo No, dobbiamo portarla in centrale, dobbiamo applicargli le manette. maestro, scherzando. Ok? No, me ne vado subito. Allora, Mamma prenda mia. la sua auto e se ne vada più lontano possibile, Vabbè, ok? a vostra disposizione, comandante, me ne Perfetto. vado Buona subito. serata. Nessun problema, arrivederci. Arrivederci. Ottimo lavoro. No, sei andato. Si chiama Alfieri lui. Io devo continuare a guardare alla sinistra i nomi perché non me li ricordo. Sono agente pessimo, sono agente veramente pessimo. È rimasto o no? Se n'è andato, vai. Gaiola, Ma chi era? mettila lì. Era un civile che voleva guardare la rapina. Perfetto. La zona interdetta, giustamente lui dice che La si zona in fregano. internet è stata fatta, no? Sì. Sì. Perfetto, Poi ma con puoi controllare? hai controllato anche il tetto a sud, Carlotta? No, vado. No, C'è la scala a cioè, sinistra? la scala a sinistra e fai attenzione, mi Sì, raccomando, vado. eh. Chiaro? Alla sinistra, devo andare di là. Dov'è la scala? Eccola. Eccola qua. Mi sembra di vedere qualcosa, amici, ma no. Mi sembra tutto pulito. Targa del veicolo davanti al market 074 e HX, controllate. Tetto di fronte al market pulito. Devo bere, amici. 10-4, Carlotta, scendi, fai attenzione. Se hai Sì. difficoltà, punta con l'arma alla scala e scendi. Ok. No, punta con l'arma e scendi. Allora, i soldi verranno lasciati Sì, i soldi vengono lasciati davanti al posto del guidatore, davanti allo sportello. Sono 28.000 dollari, banconote tracciate. L'ostaggio esce insieme al rapinatore. Il rapinatore chiede niente strisce chiodate, vuole fare una cosa Ok. tranquilla. Perciò state seguendo un affunto. Il Va bene. rapinatore è solo.
Il rapinatore apparentemente è solo. Al massimo possono essere due, essendo la foto due posti. Ok. Ok. Se fossero di più, però, quindi dovrebbe stare attento lei, che rimane qua poi. Eh sì, quello sì. Allora io vi chiedo gentilmente, questa è una mia richiesta, vediamo se possiamo coordinarci in questo modo qui. La pattuglia, quella più lontana, quella dopo il distributore, sì, stia pronta a seguire il la foto se scappa verso Grove Street per poi tagliare e tornare in città. Okay, nel caso... Sì, io l'ho girata così perché questa pattuglia è girata per di qua, quindi esatto, esattamente. Quindi le pattuglie posizionate così mi vanno molto bene. Però facciamo così: se il rapinatore scappa nella sua direzione, la pattuglia 10-4 avanti. Ah, sì, nel 204, nel 203, ok. Come stanno? Se invece scappa in altra direzione, allora la gente ha appena finito di contrattare, sta prendendo i soldi e poi credo che... Ok, siete in 4, giusto? Sì, siamo in 4, siamo full. Pattuglia più lontana serve a me. Fantastico. Nel caso ci sia qualcuno dentro, per il signor supporto, in tal senso. Perché abbiamo uno stato. Capri Ice 1, c'è... Cioè, sì. Ok, allora vado a prendere i soldi, cercate di... farvi vedere dal rapinatore, non familiarizzate con il cucchiaio. Buona fortuna, va bene, arrivo subito. Quindi qual è il piano che ero andati a sentire la radio? Che... Noi partiamo subito o rimaniamo qua? No, partiamo. Ok. No, sto dirigendo fortissimo. Sento più forti i tuoni che il gioco io. Avevi controllato anche dietro il market? Prima, sì, ho fatto prima il giro dietro il market e poi sono sul terzo di fronte. Perfetto, bravo. Grazie. E quindi noi quando è che li seguiamo praticamente, se vanno verso il Grove Street o tutte le altre direzioni? Allora, intanto, cioè, laddove vanno di là, li segui dal volo. E laddove vanno di qua, okay, li seguiamo a noi se vanno verso fare un drive. Anche qua. Sì. Cioè, tanto comunque, essendo solo una macchina, ci riuniamo, quindi... Va bene. Sì. Basta che non ci schiantiamo all'inizio, ecco. Ma il FIB... Soprattutto perché ci sono le pompe. Il FIB è andato a prendere i soldi, adesso arriva. Sì, comunque non parteciperà all'inseguimento. Sì, però non può partecipare. Sì. No, ovvio, siamo... Cioè, quindi siamo se ci sono 4 complici dentro, lui non può fare niente. No, noi siamo massimo 4 persone alla rapina. Per questo che conviene che qualcuno entra con lui, perché sennò lui deve alzare le mani. Ma dove? Deve entrare? No, ma è l'ostaggio che era lasciato fuori, non deve entrare subito. I soldi glieli lascia davanti e l'ostaggio lascia davanti al... Ah, ok, no, sì, pensavo che... Ho capito. Okay. No, l'ostaggio se lo porta fuori e via. L'abbiamo incontrata la targa del veicolo? Se gli danno dentro non è... Ok, rubato. Ma che rosa che è? Rosa! Molto comoda questa posizione. Meglio la finestra aperta. Come sta, ostaggio? Come si chiama? La finestra aperta, per questo sento un casino incredibile. Giorgio, stai tranquillo. Metto qua e la vado a chiudere. Mantenga la calma. Non sentite troppo casino, quindi. No, ho messo un limitatore a 90 km l'orario, che se non lo toglie siamo a cavallo. Quello? Ah, ok. Chi? No, non capivo chi era sta macchina. Sono abituato ad altre macchine per FIB, non questa. Ah, ok. Quindi non li riconosco subito. Madonna, spingo fortissimo, vabbè. Guidi te? Sì. Sì, va bene. Ok. Tanto è una macchinetta da schifo. Va bene. Prepariamoci in auto. Sì. Aspetta un attimo. Pronti che voi esco che fuori siete lì vicini a scendere. Ok. Io salgo quando esce. Magari passeggiare aspetti a montare. E sono fuori ad aspettare che salga lui. Ma addosso piove fortissimo.
24, noi siamo alle macchine pronti per ogni evenienza, gente. Non so se sentite la pioggia, spero di no, amici. Vediamo se riusciamo a fare stare la piena tranquilla. Comunque, senza, con l'SSD, madò, zero problemi di lag, è incredibile. Non la sento, perfetto. È successo? Niente, ne ha rilasciato lo stalcio. Vai, vai. Sono 10-4. Ci siamo dietro. Allora io non do i 10-20 fin quando non ci perdete, chiaro? Yes. Io ho detto yes. Devo dire 10-4, però vabbè. Ha limitatore, se ho capito bene, quindi... No, non hai limitatore, vedi? Sta andando di più. Non ho capito. L'ha tolto, sta andando troppo. Ha detto 90 limitatore, mi pare che stia andando più di 90. Non è scemo sto qua. Anche perché poi se si fermava era fregato, capito? L'ha messo prima di partire. Mi raccomando, fai attenzione che non ci porta in qualche zona. Sì, non ti preoccupare. Madonna mia. 10.99 ed è successo, no? Fermati. È in macchina? Scenda dal veicolo. Signore, scende dal veicolo. Adesso ce l'ho qui, eh. Io lo vedo, vabbè. Io lo vedo qui. Io lo vedo in macchina. Niente, è scomparsa la macchina. È qui l'auto. Niente, io lo vedevo là. Indietreggiate un po' per sicurezza, mettete caso che è armato. Non si capiscono, di lasciargli spazio per ripartire. Vieni qua, Gaiola. Mi metto io un po' più indietro e controlliamo. Se sirene, tanto lui sta là. Vediamo che torni, così gli facciamo riprendere la fuga. Noi controlliamo la strada prima. E poi è crashato, quindi lo aspettiamo. Dato che ha scritto qualcosa qua. Spengo, se no sti qua non passano, eh. La cosa è questa, se lui ha avuto dei problemi, cioè io dico, gli darei dello spazio per farlo tornare in macchina, gli darei. Dipende anche da dove la macchina rimane là o potrebbe scomparire? No, la macchina rimane qua, lui sicuramente sta più indietro, però ovviamente, cioè lui si dovrebbe trovare intorno al cap, ti dico subito, intorno al cap 160 si dovrebbe trovare. Ok, ha scritto l'immagine del spawn, proprio crashato, quando... serverà problemi, quindi ci ha scritto su Discord, ci ha detto che è crashato e mi ha detto va bene, tranquillo, adesso torna. Però ovviamente io darei dello spazio, darei. Sì, anche per sicurezza. Sì, 10-4 anche per me. Ma a me non piace come fanno così, cioè, dire diamo dello spazio perché è crashato... Chi è? Allora, Santa Cruz controlla l'auto. Ciao Damian. Noi torniamo verso il cap 160, ok? Speriamo, cioè più che altro è infognato lì, quindi dobbiamo lasciargli tempo anche di uscire da sto buco in cui è finita l'auto.
Arrivo, non ti preoccupare. L'importante è che non vada giù nel fiume, sennò. No, è un uscire di là, non ti preoccupare. Ma c'è un muretto? Cosa c'è più giù? Una rampa, mi sembra. Però dico, c'è un muro o è una discesa che va fino in fondo? Quello non capisco. Ma cosa intendi? È vicino al fiume? È una sorta di banchina. Sì, qua. Una banchina, tipo. Dico, potrebbe fare retromarcia. No, no, non ti preoccupare, va dritto. Ok. Allora, comunque no, dicevo che dire no, ho avuto un problema, lasciamogli spazio, mi suona un po' male, potremmo dire tipo state attenti, può essere un soggetto pericoloso, aspettiamo, così. Tu addirittura vedevi la macchina un po' prima di me. Sta tornato, boh. Comunque Damian, se sei ancora qua, l'auto è nel fosso lì, quindi devi andare giù a prendertela, ti aspettiamo qua. Ok, abbiamo visione sul soggetto. Sta tornando all'auto. Ah. Penso sia più indietro. Interrogativo, mi ricevete? 10-4. Ok, sta arrivando all'auto. Preparatevi sulla strada. Attenzione che vedo due auto lungo il fiume. Locali. Ah, locali così? Dov'è? Corri, Forrest. andate avanti voi, eh. L'auto è sparita. No, l'auto è sparita. Aspetta. Ma l'auto dov'è? Che è scomparsa? Si è spostata l'auto? Ah, l'auto si è spostata? Io la vedevo a destra, l'auto. Sì, ma fa niente, dai. Ma no, fate finta di nulla quando succedono queste cose, per l'amor del cielo. Fate finta di niente, in RP, vi prego. Vi prego, sentirmi dire, l'auto si è spostata, fa niente. Il problema è la sera che si è spostata l'auto, si è spostata chi se ne frega. Andiamo in seguimento. Ma porca! E niente. Sta facendo giù la panilla, sta crescendo da dove è entrato. 24, 24, mi aspettiamo. Fate il giro, fate il giro. Non di qua, dall'altro lato, viene dalla sinistra. Dalla parte di sinistra. 10-4, cerchiamo di arrivare. So. È già uscito, okay, entra il Benny. Ok, entra il Benny. Ok, siamo dentro al Benny, okay. Siamo in direzione nord verso il PDM. Si rinfila nei vicoli PDM. Del Benny. 10-99 contro un paletto, siamo davanti al Benis. Entrate qua. Gira a destra 10-4. Del Benis, siamo direzione ove. Svolta a destra qua. Di nuovo del Benis, di nuovo direzione info point. 10-4, vi vediamo. Le sirene sincronizzate, che bello. Non mi piace. Che si ficca là. Eccolo qua. Non so mai se ci passo io là. Meglio evitare, sì, è fatto bene. Tanto c'erano loro che ne seguivano da dietro. Se c'è la charger là, ti fichi. Devi dargli la posizione. Tutto bene? Due. No, il collega ha avuto dei problemi. Arrivo. Nessun problema. Siamo per prendere l'autostrada verso Sandy. No, gira verso la banca dell'ospedale.
Torniamo verso l'ospedale. Stiamo andando davanti all'ospedale adesso. Continuare. E adesso stiamo girando. Ok. Povero Busa, è crashato, Busa. Busa, ma è un casino riprenderlo perché stiamo inseguendo, quindi. Attenzione che questo fa cambi repentini, eh. Eh sì. Quindi potrebbe essere che gira a destra e poi probabilmente gira a sinistra. Vedi? Continua. Sta proseguendo sempre sotto strada, cambia corsia e sta uscendo verso l'uscita quella di della fabbrica. Siamo contro mano adesso. Andando verso il mesonette. Sempre in autostrada. Fatto inversione. Siamo sempre sopra il mesonette più o meno. Torna indietro. Attenzione, dove... adesso sembra che gira a destra. Bop. Dov'è no, sta zona, ma no? Stiamo andando in direzione della vecchia fabbrica, sempre però sull'autostrada. Attenzione, adesso sembra che gira. Bah. Sì, devi tenerti in adesso siamo sempre in autostrada, ma in alta altezza della zona petrolifera. Siamo usciti dall'autostrada e siamo alla zona sequestri. Ma domanda se è autorizzato il pit. Non è autorizzato, penso ancora. Ah, non è autorizzato. Non abbiamo... Check. Check mono. Siamo adesso di fronte alla zona sequestri. Provate a tenerlo, io riprendo il 10-4. Collega al volo. Con il cazzo centrale. 10-4 arrivo. Vado, che casino sta rapina. Avete ancora interrogativo? No, ci siamo bloccati alla fabbrica però, fatto i vicoli non ci passavamo noi. Abbiamo sfondato la recinzione, a destra. Vai qua a sinistra, credo, non lo so. Abbiamo perso contatto visivo. Madonna, ci ho fregato. Bellissima tattica questa. Spegni, se no questo si accorge. L'abbiamo perso di fronte alla vecchia fabbrica. Non sappiamo dov'è al momento. Già un po' se zone, vedi un po' se lo troviamo. E niente, ci siamo persi, vabbè. Interrogativo, quindi avete controllo all'interno dei vicoli dove è passato, non avete visione sul soggetto? TC4, stiamo girando ancora in zona ma non lo vediamo. TC4. Indietro. Torna indietro, torna indietro. Secondi la zona e... Entra qua nel coso destra. No, no, lì, a destra, torna indietro. Ah, ok, pensavo a destra prima. Questo qua? Sì. Abbiamo trovato il veicolo, forse? 10-4. Potrebbe non essere a bordo, però. 10-20 per ha abbandonato il veicolo e a piedi. No, abbiamo trovato la macchina però, è la vecchia fabbrica. Ah, non avete visione sul soggetto? Io no, abbiamo solo trovato il veicolo. 10-4. Controllate di neparaggio. 10-4, provo ad andare a piedi nella zona per vedere se è entrato da qualche parte. La posizione esatta del veicolo. Il veicolo è esattamente di fronte alla vecchia fabbrica. Io provo a vedere un attimo la vecchia fabbrica, ok? Sto entrando dentro.
guarda, fai attenzione. Quello lì è un vicolo cieco, eh. Cioè, non c'è uscita all'interno. Non so se io vado dall'altra Madonna. Parte. Negativo. Porti sti tuoni di fianco a casa mia. Quindi se è lì dentro è chiuso. Sono sui tetti a controllare. Controlla gli angoli, mi raccomando, attento. Non c'è. Santa Cruz, parla. Sono, sono qua. Dove potrebbe essere finito? Ok, affermativo, si può uscire dall'altra parte. Del casino qua, chi è? Se mi ricordavo che uscivo. Secondo me ho rubato, strano, ho rubato mezzo civile forse. Dove sei fegoni? Dove cacchio è finito? Ma si può entrare? Guarda, Damian, mi sei scappato stavolta, non mi scapperai un'altra volta. Continuiamo la zona, ma è una zona davvero vasta questa. Aia. 14. Dove potrebbe essere scappato? A piedi. Ma anche perché se si è tolto la maschera, chi lo trova più? Non possiamo identificarlo, maledetto. Fatti vedere, fatti vedere. Della macchina che facciamo, visto qua? È da sequestrare. È vero che qua c'è questa. Aspetta, ho controllato la parte... Sono alla fonderia, arrivo subito, controllo dentro. Ho controllato la parte a est della fabbrica e non c'è niente. Se te la senti vai... Ma che si accendeva? Così. Vedi qualcuno all'interno? Negativa. E niente, vuota. Vabbè. Andiamo anche di qua per sicurezza. Allora, chiamiamo un meccanico, facciamo sequestrare l'auto. Poi torniamo in 201 e dichiariamo il codice 4 della rapina. La sequestriamo per guida pericolosa? DC4. La sequestriamo perché l'auto è stata usata per compiere una rapina. Quindi il sequestro non ha una fine. Che domanda è il sequestro non alla fine? Se paghi il dissequestro, la dissequestro. Qua si passa di qua, sì. Come si chiama? Il mio collega, come si chiama? Potete tornare sul database. Allora, vediamo dove siamo intanto. Mi sa che vado un po' più in là. Sennò qua è troppo vasto il perimetro in cui mi devono venire a prendere. C'è Carlotta? È ancora vivo. Sì, torna qui alla fabbrica. Sto tornando.
No, ma l'ho ritrovato in un certo senso, nel senso ho visto la macchina dove era scappata, però è scappata a piedi, quindi mi sa che infatti... Cioè, non l'abbiamo visto scappare a piedi, abbiamo percorso un po' la zona, ma... Niente. Ma tra l'altro, Mattia, Giorgio, ti ha preso quando eravamo lì? Cioè, ce ne siamo andati noi, ti ha preso? E tra quanto è qua, più o meno? Richiamo? Che siamo passati vicino a voi, mi pare. E ti ha detto che stava in quei lupi di richiamare un altro meccanico, aspetta. Ma si può entrare qua? Non sapevo se avreste così. Pensavo fosse chiuso, io non sono entrato subito qua per quello. Sì, sì, no, non ci credo. Sai che quando vi ho visto è tu, vuoi vedere che l'ha preso? Dopo che ci siamo andati. Torniamo in 201 quindi? Sì, appena arriviamo un meccanico, okay. Chiudiamo questa situazione e poi torniamo lì. Perfetto. Sì, l'aspetto, Niente. Peccato. No, però pure il collega ha avuto dei problemi. Sì, peccato. Vabbè che l'abbiamo perso perché questa auto è più piccola, è passata in un pertugio. La posizione è qua per poterlo mettere? Cioè, notte, no. Notte, sì, sì. Se mettiamo in notte, mettiamo il proprietario del veicolo è ignoto perché non si conosce, però metti comunque... Anche, non è neanche registrato. E anche se fosse... Quindi. E anche se fosse... Il 074 e... Possiamo saperlo poi intanto. Loro. Detective e detective 074. Non c'è io niente. Sta di che? Sì, sì, vengono sequestrati. Ma sei pirla? Ma sei pirla? Ma oltre a questo, io sento un meccanico. Dove cacchio è? Peccato, ce lo siamo persi. Vabbè, dai. Lo fate voi, non ce ne andiamo. Ok, ci pensiamo noi qua. Volete anche Purtroppo si è ficcato, vi giuro, in un buco dove passava solo quella macchina. La mia era leggermente più larga, non ci siamo passati. C'è stato verso. Poi ci pensiamo noi a comunicare. Vabbè. Anzi, lo sai che fate? Tornate nella radio 201, comunicate l'esito della rapina e... Sì. E poi dite ovviamente tac 1 rientro, esito negativo e... Ok. Vabbè. E via, poi noi arriviamo in radio, ok? Poi chi lo fa il... Check. Chi vuole farlo, il rapporto d'emergenza, decidiamo l'ora. Decidiamo adesso, perché sennò poi... Uno come volete. Indifferente. Carlotto magari ha bisogno di allenamento. Va esatto. Bene. Lo faccio io allora. Esatto. Tanto devi scrivere... C'è stato un 10:31, poi dopo l'abbiamo perso dopo svariate minuti e via. Metti anche devo scrivere anche la targa del veicolo. Soggetti qua. Ignoti. Sì, sì. Scrivi la targa del veicolo in questo caso, però ovviamente metti i soggetti ignoti perché non l'abbiamo beccato e poi era comunque mascherato. No, vabbè, giusto per avvisare che abbiamo sequestrato soggetti un veicolo. Soggetti confiscati, magari. Niente, tutto niente. Dici che c'aveva un ostaggio all'interno e via, basta. Perfetto. Ok? Perfetto. Grazie Carlotta. Ciao, allora, ci pensiamo noi. Ciao, sì. Buona pattuglia. Ciao, Adam 2. Sì. Faccio un attimo un cambio di veicolo però perché va bene. È un po' danneggiato. E Adam 2, codice 4 per quanto riguarda la rapina. E Adam 1 sta facendo sequestrare il veicolo utilizzato per la fuga. Adam 1 o Adam 2 ho detto? E torniamo in Adam 2 sul database. Sì, scusami, adesso torniamo. Adam 2 hai detto? Sì. Ok, aspetta. Ho visto la targa, vabbè, poi la segno dopo. Me la riguardo quando faccio il rapporto, tanto non lo faccio adesso. Interrompo anche la registrazione. Non ti preoccupare, tanto sto guardando io. Sì, sì, ma ho già segnalato al FIB, anche già il governo in precedenza. Sì, sì. Purtroppo la bodycam vecchia e registro solo i salienti. A meno quando ero precedente poliziotto non ha mai dato problemi. No, ma non è un problema, non siamo in due in pattuglia. Allora, andiamo a fare sto change di macchina. Se vuoi prendiamo la mia. No, tanto okay. Faccio solo il cambio in garage. Madò. Se no dai, chiama pure un meccanico. Va bene, fermiamoci in piazza centrale, almeno controlliamo la zona.
Anzi, fammi fa benzina. Catam 2, ci fermiamo in piazza centrale per far riparare la pattuglia. E non scendere dall'auto. Sì, sì, non ti preoccupare. Intanto chiamo il meccanico, eh. Peccato, li stavamo dietro. Eh sì. Ha fatto una bella scelta, anzi, scappare di là. Mm-hmm. Sì, potevo tagliare a sinistra, ma pensavo che fossero più duri. Prendo la chiamata, eh. Sì. Nessuno la prende. No, l'ha già presa. Okay. Penso abbiano preso i trooper. A meno. Mi ha risposto il meccanico, però, quindi mi sa niente. Vabbè, allora andiamo in centrale un attimo e sostituiamo. Oh, prima c'era... Aspetta un attimo, fammi vedere. Più un attimo fa controllavo al tablet, c'era il meccanico, quello là che ti fa le riparazioni al volo. Aperto, tu pensa. Ah, ok. Fino un attimo fa. Così pochi player fanno i meccanici, fai vedere. Autoriparazione, no, ce n'è qualcuno online. Cosa fino a poco fa. Magari sta macchina modificata ha un suo perché. Chissà, quando apriranno le officine. Mm-hmm. E dimmi quando vedi abbassato. Vai. Ah, non abbiamo messo la zona non più interdetta. Ne faccio subito, sì. Era la 120, eh. Aspetta, saliamo di nuovo in pattuglia che faccio. Bello che avevo previsto Mirabisi, non so se l'avevo letto prima. Misura l'avevo letto, ma non so se è alta voce. Comunque, io l'avevo pensato, ma che sta succedendo? Perché sapevo che Damian fa rapine, no? Pensavo stesse organizzando qualcosa voi due, quindi ho detto, vabbè, andiamo. E faccio una zona. Sì, fai sì, vedere. Certo, fai. Annuncio. Non più. Allora devo mangiare e bere. Internet. Se riusciamo a fermarci magari a un mini market, al discount, compro anche qualcosina. Sì, fammi bere un attimo. Perfetto, andiamo a comprare. Vuoi andare al discount o un mini market? Indifferente. Quanti soldi ho dietro? Ma da mangiare e bere c'è qualcosa che sazia di più? Non... boh, magari... non lo so, un kebab magari se ne sazia di più di un sandwich. Quello? Corre indietro? Boh, pensavo che fosse un... uno di quelli che corrono, come si chiama? Quella bandana. Signore? Ma? Ma quella bandana può pure, sì, mi sembra, non copre tutto il viso, no. Signore? Tutto bene? Ma quella bandana può correre, sì. Magari gli dà fastidio lo smog. Io non lo so. Provo a fargli una peggiante un attimo. Ma si può andare in giro con una bandana? C'è un altro internet qua sopra. Sì, è negativo, è molto coperto. Ok, perché c'è un tizio che corre e non ci risponde. Fagli una peggianti. 10-20. Siamo al negozio di vestiti del vanilla. Signore, tutto bene? Devo pagarlo, però... Ancora, sì. Non può circolare con la bandana. Sono allergico alla polvere. Signore, non può.
Si rifiuta di togliersi la bandana dicendo che è allergico alla tua al polvere. Quindi ha ripreso a fuggire. Inseguitelo, fuga dalla polizia oltre che a volto coperto. Entrambi a piedi o uno è con la macchina? Nessuno è uscito dalla macchina, ci ha parlato un attimo ed è ripreso a correre. Vuoi che palla riesca a parlare con il megafono? A piedi? Cosa? Dici 9? Schiaccia X e parla. Ripeti, Carlotta. Niente, che sta continuando a correre ma noi siamo entrambi in auto. 10-4. Abbiamo 10-20. Signore? Vuoi parlarci col megafono? Signore? Sì, si sente, col megafono. E così, vai un po' più avanti, fammi scendere, vai. Occhio che non ti punta una pistola o un coltello, eh. Signore, cortesemente si può fermare? Non... No, cortesemente si fermi, Carlotta, non può circolare a volto coperto. Ti è leggermente a distante. Ok, dove siete? 10-20? Siamo... Allora, deve togliere la bandana. 10-4. Mi sente? Con la pistola in mano me lo dice. No, è un taser, non è una pistola. Con un taser in mano per una bandana. Sì. Addirittura rinforzo. Altro supporto? Negativo. Cortesemente vuoto. Così perché sono nero? No, è perché c'ho la bandana. Ma per la bandana? Per il fermo o... Sì, per la bandana. Aspettate un attimo, ci sta parlando. Ok. Sparisci. 19. No, cortesemente, stia un attimo fermo, mi puoi fornire i documenti? Se vuoi ancora. Mi servono i suoi documenti. Per cosa? Per identificarle. Perché mi devi identificare? Che ho fatto? Per sapere chi è lei. Ha corso per 20 minuti senza ascoltarci con un avvolto coperto. Perché? Cosa mi avete detto senza ascoltare? Niente, abbiamo detto di fermarsi. Sono pure fermato a punto, e poi le abbiamo detto che non detto qui di fermarmi, mi ha detto, mi sono fermato. Ok, va bene, qua sei fermato, però le abbiamo detto che non poteva tenere la bandana. Io ho detto che ne ho bisogno perché sono allergico alla polvere, quindi... Va bene, ha un certificato medico? No. E allora non la puoi indossare? L'ho tolta, quindi... ho capito, adesso l'ha tolta. Può fornirmi un documento cortesemente? No. È inadempienza questa, dobbiamo portarla in centrale per identificarla. Non ha motivo per chiedermi un documento. Era volto coperto, dovrei arrestarlo al momento. Non ho fatto nulla, arrestarmi. Stiamo arrivando lì alle garage dei meccanici, stiamo per arrivare. Arrestarmi. È volto coperto. Non andate a lavorare a fare cose. È il nostro lavoro. Lei era volto coperto che correva per strada. Gli è vietato per legge. Ma seriamente state rompendo i coglioni per una bandana? Su, non andate a lavorare. Non rompete i coglioni che non andate a lavorare. Che lavoro fa? Santa Cruz 10-20? Sono fatti miei. Va bene. Mi raccomando, non indossi più la bandana. Cap. 145. Il signore ha detto che aveva un'allergia, non poteva toglierla, però non ha il certificato medico, quindi ho detto che o si fa il certificato medico o non la puoi indossare. Ma l'ha tolta? Sì. Quanto cattivo comunque quello là, avevo paura del coltello, mi ammazzasse. Ma arresta il via, no, non voglio arrestarlo. Mi dispiace, cioè, poverino. Fai attenzione a estrarre anche il taser. Sì, vabbè. Mi raccomando, lo so perché l'hai estratto, ma... Era per questioni di sicurezza. Vuoi riferire al FIB canestro, lo so. Però non c'ha nessun coltello, niente, capito? No, ho capito, era comunque un reato quello che stava commettendo, quindi avevo il diritto di tutelarmi. Vabbè. Sì, è andato bene, sì. Però io non mi... Gli hai già dato il codice 4, giusto, sì? Sì. Ok. Sì. Beh, ci vogliamo fare un fermo stradale? Ma... Allora, insomma, su questo qua, come è andato a finire? Che niente, gli ho fatto togliere la bandana e se n'è andato. Ok, capito, va sì, bene. Sì, perché mi ha detto che aveva un problema medico. Ha fatto storie... No, mi ha detto che non voleva toglierla per un po' di... Cosa? Ok, va bene.
Vabbè. Gagliola, mi sa che devi rimanere qua. Ho sentito, sì. Tu mi hai detto una cosa che non potrei. Vabbè, ne andiamo, riprendiamo il pattugliamento. Sì, sì. In mano, non scendere con la Glock in mano. Cosa c'ho in mano io? Ciao Biggy, scusami, non ti ho detto, ma stavo... Ma andare via? Sì, sì, andiamo, riprendiamo il pattugliamento. Sì, ho già provveduto a rinfoderare. Si fermi! Cosa? No, niente, vai, 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 parlava il meccanico. Ma parlava il meccanico a noi? No, o... no, è Gaiola al meccanico. Ah, ok. E sto qua? Non lo so. Quanto qua sarebbe da sequestrare? Oh, guarda gente. Tutti i medici. Vada tranquilla alla fine, oltre alla rapina non sta succedendo nulla. Mi pare più viva Grove Street rispetto ad altre zone, no? Ma in realtà c'è anche un po' di gente in giro, a caso. Stiamo aspettando. Ok, cosa vado un attimo per levare alla flicca che vai, vai. Ho $200. Aspetta, arrivo subito. Lo dico io. Ho $3. L'ho detto, sei andata tranquilla. Dai, vi prego, fate qualcosa che voglio divertirmi. Voglio interrogare qualcuno. Però non li riusciamo a prendere. Davanti l'hai vista l'auto che andava veloce? Per me era un local. Questa qua bianca? Ma? Fermati un attimo. Domanda di... Vado a vedere, sì. Sì. Signore, tutto bene? Sì, sì, sì. Avevo parcheggiato a bordo strada e mi stavo sentendo male, ma... Me l'ha cappottato, sta girando un meccanico. Ah, perfetto, ha bisogno di cure mediche, chiamate i medici. No, già sono stato prima. Ok. Sto aspettando il meccanico di fiducia. Perfetto, allora la lasciamo qua. Va bene, non ci avevamo preoccupati vedendo il veicolo sotto sopra. No, ma giustamente. Ah, ok, allora buona serata. Anche a lei, buon lavoro. Come sta andando? Abbiamo fatto una rapina, cioè... Oh, scusa, sto avanti. C'è stata una rapina e c'è scappato il tipo. Cosa ha detto? Niente, che un passante gli ha ribaltata mentre aspettava un meccanico, e quindi adesso arriva il meccanico e gli ha sistemi. Coraccio, ma stava bene? Era ferito? No, stava bene. Non mi chiamo manco la gente che aveva in giro veloce, oh. Incredibile. Rapine una sola ce n'è stata in tutta la sera. È stata una sparatoria a un punto droga. E... basta. 0 di 0, nulla di nulla. Nada de nada. Quando diventi un eroe? Siamo in giro mai. Comune barra tribunale. Adesso mi sa che l'hanno chiuso sto posto per i problemi di crash. Ma il giudice si è visto? Sì, è stata anche una riunione da noi. Anche l'addestramento c'era, mi sa. Il giorno degli esami. Questo elicottero? Sì, era un elicottero. Che sto facendo? Dieci nove? Radio. Buono.
Tira quel tizio lì appoggiato. Vuoi vedere, tanto che... vedere che un punto droga andare quello. Andare a controllare le banche per vedere se i cavo sono chiusi, Ah, sì? Perché mi è capitato in passato che i cavo erano aperti per X motivi. Io non lo farò per il semplice fatto che non me l'hanno detto l'alto comando, non ho voglia di prendermi cazziate perché non dovevamo farlo. Dico, quando non c'è nulla da fare, no, sì, senso, sì. Magari... Se me lo dice l'alto comando lo faccio, così non penso che mi prenderò la responsabilità di entrare in banca e controllare che il cavo sia chiuso. Macchinone. In live si vede tutto bene, vero? C'è il multi, non ci sono problemi. Non ho controllato il multi stasera. Però vado tutto bene, amici. Così vi potete godere di più la live. Sì, sì, perfetto, perfetto. Magliettina di Prada. Best audio, magliettina di Prada. Comunque, stavo dicendo prima che secondo me abbiamo spottato involontariamente un punto droga, amici. Perché c'era un'auto parcheggiata, un tizio lì appoggiato che mi sembrava... non mi sembra... No, ha crashato il gioco. Volendo, se uno ce l'ha i soldi, sì. Ha crashato il gioco. Ah, mi è uscito l'errore. Ricordatevi 581, per piacere. Faccio lo screen dell'errore e lo mando su Discord. 581, sì, no, devo segnalare, ha problemi il gioco con il server in questo periodo. Vabbè. Allora, ho letto GG Easy Clap. Un attimo, ok, no, stavo leggendo l'annuncio che hanno fatto. L'annuncio che hanno fatto, dov'è? Segnalazioni crash. Allora, ID in game, 2 punti, 3316, posizione al momento del crash, 2 punti, cap, 581, a capo, errore, 2 punti, e poi l'attacco, eri in auto, 2 punti, sì, quella del crash, 2328. Orario 2 punti 23.28 a capo, control V, perfetto. Quanti errori che mi sono perso. Ok, e avvio. Scusatemi, però per risolvere preferisco aiutare reportando. È arrivata una proposta sul forum adesso, è Feranza, quando è che l'ha scritta? 21.39. Andiamo di rilogare, facciamo le cose belle, adesso vi leggo di nuovo, ok. Scusatemi amici per questi crash, cioè, spero che risolveranno presto così diventa anche più godibile la live. Potevo dire fermati un attimo che non mi sento poco bene, sarebbe stato molto divertente. Giacomo, fermati un attimo che non mi sento molto bene. Giacomo così, perché mi fa ridere dire Giacomo. Scusatemi, non lo faccio più. Farò la persona seria d'ora in poi. Che ho fatto? Ho ricaricato la chat per sbaglio, volevo togliere la musica qua. Che non so che se ha copyright o meno. Ok, tolta. Perfetto. Ti diverti con poco? Un po' sì, lo ammetto. Ma forse è proprio questo il mio punto forte. Però sei incresciato una sola volta. Comunque non ti perdoniamo. Scusami, Biggie, scusatemi. Devo entrare su Discord, vero? Non su Discord, su TeamSpeak. Connect. Ok, ci siamo. Andate a mettere la chat di nuovo là, così la vedo. Siamo in gioco. E
Eccomi. Ehi. Eccomi qua. Scusa, mi veniva da vomitare, mi sono fermato un attimo. No, no, tranquillo, io parlavo tranquillamente. Ho detto, ma è strano. Poi ho controllato, ho detto, ah, non c'è. Ero distratto, quando parlo guardo sempre avanti, capito? C'è cranio? Adamo, ora andiamo. Non ho risposto. Mi hai sentito in radio? Sì. Ok. Adamo 1. Sei alla 201, giusto? Sì. Sì, sì. No, è che dovevo fare il check per vedere se mi si sentiva. Sì. Attivo un attimo la bodycam. Non dove l'ho dimenticato. Oddio. C'è capitano Kerr. Mi servirebbe una pattuglia che mi dà un passaggio. Perché mi si sono chiusi gli occhi. Arrivo a prenderti io. Dove sei che vengo anche con... Altre che penso che voglia parlare. E chi sono? Sono all'acquedotto CAP 723. Potremmo recuperare anche il generale Pittman. Qui ad Amuno la chiamata d'emergenza era di una persona che si trova in centrale perché non si trova più l'auto, quindi vuole denunciare. 10-4. Ci stiamo recando noi di Adamuno. Tutto bene? Gli hai domandato la targa? No, non gliel'ho domandato. Appena arrivo al centrale io dico. Vice capitano, sta arrivando a prenderlo. Ma lei? Ricevuto. Scusatemi, amici. Quella della rapina, sapete? Ah, magari no. Secondo me è quella della rapina. Sì, sì, stai a vedere. Giustamente non la può più prendere dal garage, no? L'hai sequestrata. Ce l'hai tu. Ora si inventa la scusa che gliel'hanno rubata. Se la riprende. Vice capitano, la gente del film mi chiede se può controllare le impronte digitali di un soggetto senza documenti. Certo. No, mi cadono i capelli vicino davanti agli occhi, non vedo nulla. Io la dici 3. Dici 3 cos'è? Silenzio radio. Anzi, meno male che quello in autostrada? Sì, CAP 723. Meno male che mi ha ricordato che devo guardare i codici. Silenzio radio cosa vuol dire? Che cambia frequenza o che la spegne? Che la spegne temporaneamente. Altieri 10-3, Lincoln 2-18. E niente. Non possiamo manco andare in ospedale perché sei l'unica pattuglia in zona al momento. Vogliamo andare a vedere il 350 se c'è qualcuno? Qual è il 350? È il punto droga. Sì. Metto il GPS. Mi permetti un attimo di assentarmi? Sì, sì, fai senza problemi. Se vuoi metto io la guida intanto che... Sì, ti sento però... Ok, sì, sì, nessun problema, giusto per non rimanere fermo. Devo mettere a letto qua il Tamagotchi, purtroppo. Va bene. Ho letto il Tamagotchi. Adam 2 fa cambio guidatore. Ma non possiamo andare al punto droga perché è un suicidio andarci con un UAFC. In realtà non potremmo fare nulla perché sono da solo. Facciamo giusto terrorismo psicologico. Non posso neanche fermare la gente. No, aspetta. Toggle display. Hit reader, toggle display, toggle display, power. Close. Same. E fa tutto, perfetto. Dai, c'è bellissimo. Sì, è vero. Molto, molto divertente. Piripipipi. Come dietro che sgomma o sbaglio? No. Ma perché sono in direzione di là, vabbè. Qui giriamo la Weasel.
Andiamo di qua così evitiamo di andare al punto droga. Andiamo verso piazza centrale. Oppure andare piano, non sono abituato ad andare piano in città, amici. Sono abituato a andare sempre oltre i limiti perché sono un criminale. Devo abituarmi a andare piano piano. Non stiamo andando troppo piano, devo stare a 90, tanto. Andare a 90. Ma? Cazzo, non c'è nessuno? Oh, madonna mia. Ho visto una persona lì sulla porta, tu vedi che mi chiamano piano piano. La moto andrebbe tolta, però vabbè. Fa niente. Limiti mi rimane manco io. Manco con Sandro rispettavo. Ok, eccomi qua. Ok. Oh, sai cos'è che non abbiamo più fatto? Cos'è? Non siamo più andati a comprare niente al market. E ci fermiamo qua che c'è il market. Mm-hmm. Mi ha fatto venire la mente adesso. Sai che vedevo? Vedevo una luce su Discord, non capivo cosa fosse. Aspetta, magari prima di andare a vedere facciamo un... No, anzi, andiamo prima al market, almeno possiamo mm-hmm. rifornirci e poi controlliamo lì. Certo. Parcheggio. Perfetto. Tiro qualcosa, ritiriamo. Quanti soldi abbiamo in banca secondo voi? Ulala. Mi tira 1400. Preleva. Allora. Così, e 20, va? E 10 di queste. Ce ne abbiamo i soldi, vero? Adesso facciamo due bigliettini di così, due penne. E poi, come pagano la pula? Tanto, tanto, tanto. 1800 solo le reclute. Ok, fatto. Un po' di acqua, un po' di... Buonanotte, Gino. Perfetto. Grazie per essere passato. Magari comunica il 1100 che andiamo qua a controllare. 1100 mi pare, giusto? Non lo so, aspetta che controllo. Vai, intanto faccio il giro lungo. Ok, cosa è il punto? Il 32? 432. Siamo ad Adam Engelt. Questo qua. Qualcuno disponibile per andare Adam alla fine? Adam 2 si dirige. No, mi piace tutti essi, amici. Non riesco a scendere, amici. Oh. Apriamo il volo TS. Crash, yes. Ho comunicato un attimo al mio collega. Mi senti?
fate così. Adam 1 e Adam 2 mettetevi in TAC. Radio 203 si libera. 10-4. Allora vedo all'interno due soggetti e un ostaggio. Beh, se vuoi cominciare a chiamare preventivamente il FIB, se c'è l'ostaggio puoi farlo. C'è cranio? Non ti si sente. È in 203. Santa Cruz è in selezione. In selettiva, non so. Radio. Buono. Mi sentivo in lampeggiante così, dai, andiamo. No. No. No, 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 mi è cresciuto il gioco. Madò. Non è il PC Potato, picchi, non capisci proprio nulla, te. La sirena si accende, cioè io acceso solo i lampeggianti, non la sirena tanto. Chi se ne frega. Ciao, ah no, Arius, ho letto un nome diverso, non so perché. Non so perché il colore si è refresciato, amici. Io Mario sei arancione. Non è che non hai il colore fisso. Comunque, allora, scherzi a parte, con... io adesso ti vedo verde, Ario. Comunque, scherzi a parte, con l'SSD, ottimo, c'è una scheggia il PC. Veramente incredibile. Vediamo. Incredibile comunque, crash di TS, crash di GTA nel giro di pochissimo. Dai, faccio questa rapina, mi sa, e poi vado via. Su DS, sì. Ok, ci siamo già. Dov'è il gioco che sono su BS a leggere la chat? Un attimo, ok, fatto. Vediamo che si carica. Anch'io sono andato al PC con RAM SSD. SSD. Io, allora, avevo già... Oddio. Madò, dove cacchio sono finito? Un attimo. Accendiamo la radio. 103. Check radio. Cioè siamo io, Alfieri, Wojciechowski e... No, io do il cambio a Carlotta e io do il cambio ad Adam 2. Ok, dici qua. Già ad Adam 1, scusa. Carlotta, sei in radio? Sì, sono di fronte alla Bianca di Piazza Centrale, potete venirmi a prendere? Arrivo. Noi facciamo un perimetro, state attenti alla contrattazione. Fai due. Ma dopo quanti problemi? Alzari, fai il capo interdetto. Eccolo. Eccomi. Andiamo. Ok, comunicali che stiamo andando là, eh. Stiamo arrivando noi, eh. Stiamo arrivando noi, eh? Al posto di Adam 2 DC96, credo mi si chiede, si dica. Mi confermate il cap 366? 10-4, confermo il cap 366. Chiamo il 366, il famoso 366. Per salvo in macchina, inizio a andare via. Adam 2 1097. Qual è la macchina che se ne va via? È quella di là, credo.
Hanno già fatto perimetro? Sì, sì, hanno fatto, mi sembra di sì. Non scendere, non scendere. Aspetta. Fai pure. Ok, a posto. Buona fortuna ragazzi, tornando a scendere. Grazie. È stato fatto un perimetro? Buonasera. Sì, lega. Vado a sentire cosa succede. Perfetto. Che è successo? Dove sei? Tranquilli, tutto a posto. Occhio alle scale, taglialo. Il soggetto è molto scoperto. Direttore, bellissimo, salve. Voglio ascoltare la contattazione. Come stai? Ma sì, vive, si vive lei. E io vivo, mi proteggo per andare avanti. Quindi siamo a 4? 4 e 5, una non siete venute. Ah, quindi ha ammesso di aver fatto una quinta rapina? Esatto, io non nascondo nulla. Ah, perfetto, perfetto. E poi un marco di fabbrica è un vanto, perché nasconderlo? Ma cosa le porta oggi invece di venire qui in città? Beh, guardi, mi sono stufato di stare nel deserto, fa sempre molto caldo, poi di notte fa freddo, ma un po' di smog, un po' di aria da giovane. Ma davvero lei preferisce l'aria di merda? Uno mi pare. Bellissimo clima di sunshine. No, è che mi ha stufato, quindi ogni tanto... Mi senti? Ora sì. Tac. Comunque, signor direttore, ho delle richieste 203. Molto, molto semplici. Ma prima di tutto vorrei sapere qual è la persona lì a terra. In realtà mi sono messo qua fingendo di stare coperto, perché mi interessa stare coperto, perché voglio sentire la contrattazione. Cioè per voi in radio, siamo in 203, tac 1. L'ha detto in radio da noi. C'ha ragione. Signorina, sta bene? No. Sentito? 203. Non mi sento più. Scusa. Prego. Guarda, ti metto qui adesso, così la sento bene. Sai, l'occhio non lo so, è dall'altra parte non va molto bene. Devo fullarmi senza dover andare in bagno. Allora, stavolta voglio sbuggire. Vediamo se possiamo contentare. Come vede, qui davanti non ho nulla per fuggire da voi delinquenti. Vuole un cavallo per fuggire? Becchia, magari. Oh, perfetto, lo si sente. Possiamo provare a chiederlo. Voglio un cavallo, andate. Vediamo un po' cosa possiamo fare, se è fattibile. Se non trovate un cavallo, voglio un'auto, ok? Quindi la priorità è il cavallo? Se ce l'avete, sì. Fico, cazzo. È un botto che ne cerco uno. Vediamo un po' cosa possiamo fare, se... Chiedo, scusate, posso andare al bagno, per piacere? E poi voglio ovviamente una piccola somma per questi due signori qui dietro, sai, non vorrei doverli uccidere. Di quanto si tratterebbe? Beh, di solito me ne date 26, 27 o 28 mila per uno, stavolta sono in due. Io le chiederei 60 mila dollari. Non è fattibile per niente. Mi dica quanto è disposto ad offrire per la vita di questa giovane rossa e del suo fratellino. Posso no, fare... ecco, aspettate, amici. 20.000. Metto un attimo qua, mentre lo discuto. Mentre lo discuto vi dico che mi hanno dato 3 onorificenze, amici. Con 4, se non sbaglio, si sale di grado. Mi ha dato 3 onorificenze per le varie rapine che ho qua, a cui ho partecipato. Con 4 onorificenze, sono tipo i punti della spesa. Che ne dice? Dicendomi anche che sono migliorato. Mi spendere di 5.000 dollari, 55.000. No, oggettivamente... No, in realtà l'ha dato quasi a tutti le loro efficienze, tranne tipo in 3 o 4 che non hanno fatto nulla in sti giorni. Non avete prove, insomma, siete a sesto. Quanto è il massimo che potete offrirmi? Considerando che sono 2 ostaggi... Posso salire... 25.000 dollari. Cazzo, me l'avete dato 25.000 per uno un'altra volta. Sto contrattando io, non il collega. Facciamo 30. Sono gli ostaggi. Uno lo conosco.
Mi vedo, io... mannaggia. Possiamo andare in via di mezzo. Ma sapete che mi sa? 29. Sono la gang di Poggio. Di mezzo di... C'è la gang di Poggio, c'è uno così. 29. Non so se è lui, però. Non credo sia la metà. Madonna, me sta diluviando. Io nei momenti di silenzio sento... $29,000. Io farei 27,5. Facciamo 29,000. 27,5? Sono impassibile, direttore. 29,000. 27,5? Santa Cruz, dove sei? 29,000, conto fino a 20 e taglio la gola al ragazzo. No, c'è l'autovettura dove c'è l'autolavaggio. Sai che in caso succedesse qualcosa nel suo team, vero? Sì, così come i miei uomini sul retro usciranno con i Kalashnikov e le spareranno addosso. Cosa vuole fare, direttore? Ha degli uomini sul retro? Ho degli uomini sul retro. Magari anche qua fuori, chi lo sa. Lei veramente per qualche milione di dollari vuole tentare di mettere a repentaglio la sua vita e quella dei suoi agenti. Una cosa molto carina. Rifaccio il perimetro con il tizio, ha detto che potrebbe avere degli uomini sul retro. E questa in realtà è una scusa per andare in bagno. Dovevano già fatto, però rifallo, non si sa mai. È una scusa per trovare un posto in cui fare i miei bisogni. C'è un vicoletto, un luogo appartato. Tipo qui dentro, cosa c'è? Chiuso qua? Oh, che bel posto. Te la devi tenere? No, dai, non ce la faccio più. Mangiamo qui? Ok, basta. Santa Cruz, signori. Avanti, direttore. Allora, fatti vedere i colleghi, no, ti prego. Siamo arrivati a $29,000. Devo correre. È più... il mezzo di fuga. Tra l'altro ho sbagliato. Allora, se vi chiedete perché ho fatto il piega anche insieme, perché ho premuto per sbaglio. Non sapevo nemmeno se potesse fare. Un attimo, provo a chiamare un attimo il centralino, se è possibile. Non credo che lo zoo ce l'ha fornito un cavallo, eh. Sei proprio un cavallo per fuggire. Ma si può passare. Perimetro pulito anche adesso. Prendi in un angolo in cui ho fatto cacca e pipì io. Provo a chiamare un attimo un centralino a vedere se è fattibile un cavallo. Speriamo di no, io non so sparare. Quanti sono i soggetti? 1, 2. Quindi vogliono solo una macchina. Ma secondo me non è difficile. Comunque, secondo me il market più brutto è quello dove abbiamo fatto la rapina prima, che è questo, mi pare, perché c'è il tetto sopra che ti puntano. Qua alla fine dove devi sparare, dove ti sparano. Non c'è un tetto su cui... Non so se ci fosse qualcuno su quel balcone. Gli altri dove sono? Ah, eccoli. Dai, tappa di quel cognac. Scusa, non volevo spingerti. No, mi hai proprio tirato una testata invece. Vabbè, vai su quei capelli. Ti ho fatto più bello, dai. Ma ti spacco una faccia, guarda. Un cavallo? Hanno chiesto? Sì. Ma... ha detto che gli mancava un cavallo. E se non ce l'hanno vogliono una macchina. E troppe richieste, comunque. Cos'era questo verso? Era un Nazgul. Siete dei porchi, mi devo dare la mia pattuglia. Non posso rispondere. D'accordo, quindi usiamo il secondo veicolo. Vorrebbero un'auto sportiva. Andiamo a vedere cosa abbiamo ai centri sequestri. Dato il soggetto prenda un... diciamo, un po' zoppa. Ogni giorno di lezione. Mi raccomando, non troppo sportiva, eh. Auto sportiva a due posti, corretto? Quello hanno chiesto. Direttore?
E noi a stare qua che non si capisce. Poi nulla. Ricordami che devo reintegrare un giubbotto che gli ho dato al collega che sì, sì. Aveva rovinato. Sta parlando con me. Collins vado a recuperare 29.000 dollari. 10 qua. 10 qua. Guarda qua. Mi avvicino io che magari non scappano. No, sono io qui presente. Ah, l'auto, niente GPS. 10 qua. Metteteli a 90 km orari. Negativo. Negativo, nessun limitatore di velocità. Accendi un po'. Allora, amici, io ho la bottiglia d'acqua 5 metri da me. Spero che se adesso parte la sparatoria io sono qua. Perché ci siamo? Dov'è che ha fatto questa quinta rapina? Ha detto lei che se l'ha fatta un altro. Sì, ma era Sandy da qualche parte in un negozio. Allora, il negozio di Sandy? Sì, da quelle parti lì. Vicino alla banca? Eccomi, sì, non no, partite. Alla banca. Non partite. Proprio al centro, sì. Eccomi. Vicino alla scerifferia, alla stazione di polizia? Sì, dovrebbe essere lì. Ho bevuto. Ha rapinato due volte, lo stesso posto? Perché no? Che problema c'è, direttore? Guarda come balla Carlotta intanto. Odiavo il commerciante, una volta ha sbagliato marca di sigaretta. Dici cos'hai? Un Alfa, un come sta procedendo? E una Surano. Un attimo. Prendi la Surano, vai. Vice capitano, stiamo prendendo l'auto e i soldi per il riscatto. Sembrano ben disposti a contrattare, cioè, o sembrano malintenzionati. No, sono tranquilli. Signor Desai. È sempre lui? Sempre lui, è sempre lui. E poi devo dire anche una cosa che mi ha riferito. Che succede lì? Amici, faccio vedere come sono migliorato con le armi. Guardate, avete visto? Ho rotolato. Non sono state nelle stesse scelte, vero? Quanta benzina hai dentro? Allora, comunque mi unirò all'inseguimento con la mia pattuglia mentre Collins prenderà cura degli ostaggi. No, aspetta. Ma è... Sono già in 4. Essendo... sì, sono operativo io. Il mio collega è di supporto, quindi non intenderà la parte attivamente. No, ma noi siamo 4 agenti, aspetta, no. Direttore. Siamo già 4 agenti. Ah, dici 4. Beh, se vuole partecipare vado io. Lasciamo fare a loro, io andavo con l'ostaggio. Anche perché sa che adesso sono il FIB che decide, dovrei controllare. Non sbaglio, il FIB che decide se essere attivo o meno. Qui ho i soldi. Quanta benzina hai, Alfieri? Sto cercando un distributore FIB per qua, farlo, ok, ho trovato. Qua il vanilla. Vabbè. In che senso? Siamo 4 agenti più 2 del FIB. Ma gli hai 70, tipo. Sì, forse vabbè, fa niente, che se ne frega. Tanto adesso ne vanno. Siamo 4 agenti più 2 del FIB. 10-4. Non lo so se sia tanto corretto, ma... Oh no, mi ha dato qualcosa nell'occhio. Ma siamo in 5 ad una rapina a market, non penso... Cioè, sono passivi gli agenti del FIB, Santa Cruz? Sono attivi, eh? Non sono attivi. Ma non so se può essere comunque il passivi anche di un certo numero. Non lo so. Vabbè, ma non poniamoci questo problema ora. Madò, gaiola, best. Un
L'equipaggio è stato liberato. La macchina sta per arrivare. Ricevuto. Sono loro, sì. Andiamo alla macchina. Chi guida di noi due? Mettela, se vuoi guidare tu, guida tu. Se vuoi guido io. Differente, non c'è nessun problema. Giusto per capire dove sedermi. Io in teoria non ho problemi di... Ok, allora fai te. Almeno io dovrei averli, sì, però considerando che sono cresciuto 4 volte stasera. No, 2 volte. Aspetto fuori io. Aspetta che mi alzi. Sì, sì, io aspetto fuori e poi mi salgo. Cioè, non è un problema che ti poni, che siamo 4 più 2, però poi il governo, se ci viene a prendere... Sì, sì, vabbè, poi ci penseremo dopo. Tutti, sì, ci pensiamo dopo, ma niente, per ora. Madonna, non ti fare sicuri adesso. E gli affinatori sono pronti per uscire, non ha detto niente riguardante la disposizione delle pattuglie, quindi disponetevi pronti per l'inseguimento. Chiudete la strada di destra, sono in market. Chiudere cosa intende? La nostra? No. Adesso è quell'altro. Attenzione, stanno uscendo, Vedete in auto? Direttore, ci vediamo. Se va più veloce di noi. Agenti, noi liberiamo l'attacco. 10-4. Attenzione, supporto. Mi servono 10-20. Chi sta dietro? Negativo. Concentratevi sul seguimento. Se calmi, vi date bene. Io non riesco a stare lì dietro, cioè ho troppo lento. Qui Zaga si distacca dall'attacco. Sono chiusi in un parcheggio. E dagli il numero. 10-20. Siamo al 364 vicino al punto della cosa noto. Stanno spostando verso la Whittle Newt adesso. Stanno passando davanti al Clacking. E niente. Io non ho capito che hanno fatto. E niente. Adesso proseguono verso il FIB. Svoltano verso il comune, verso il municipio. E proseguono verso nord. Ho attivato la bussola. E stanno sempre proseguendo verso nord e prendono distanze. Trocativo, vai su d'alta? Sì, sono adesso nella via parallela al Comedy Club, esattamente sotto. E stiamo proseguendo verso... Adesso svoltano verso il Comedy Club. Sono infilati in un vicolo al Cap 515. No, indietro. Torna indietro. A sinistra. Dove? A sinistra. Torna indietro. A sinistra? Cazzeroli. Sì. Madonna. Perci di vista. Li abbiamo persi di vista un attimo. A sinistra? No, indietro qua. Scendi giù. Erano in questo vicolo. Qua esattamente a sinistra. Ok, si sono andati. Abbiamo perso il contatto visivo. E niente. Cioè la Surano va più veloce della nostra, ci credo. Vabbè, dai. Ho trovato una zona. Ma sì, ma nemmeno secondo me è un problema. Cioè in generale, anche se fosse un problema, non penso sia la situazione in cui lamentarsene, quindi vabbè. Cioè, in generale, sono in game, io non mi lamento dei vari problemi che ci sono, ma se poi me ne rimetterò o ci succede qualcosa, ne parlerò con lo staff, ma non è successo nulla di che. Cioè, devono essere loro al massimo a lamentarsi del fatto... Perso, interrogativo. 10-4, non li vediamo più. Stiamo controllando la zona. Deve essere piuttosto loro a dire, guarda, se devono in più, chiediamo allo staff, noi spiegheremo che no, tanto erano passivi, non avrebbero fatto nulla. Lui non ha visto nulla, non ha visto che sono andati di qua, non ci abbiamo potuto fare nulla. E li avevo visti, lui non se ne è accorto, quindi è andato dritto.
Vabbè. Ma sì, fa niente. È il criminale più ricercato, credo, coso, The Die. Tanto mi sono accorto che lui, non so bene, cioè non lo conosco, ci, però fatica a distinguere destra da sinistra. Stiamo controllando i vicoli di Vinewood, ma non troviamo nessuno. 10-4, direi che è un codice 4 e torniamo in questo. 10-4. Vabbè, qui da Adam torniamo. Rientro noi dalla rapina mini market, esito negativo. Non ho capito. Con cosa sono scappati? Con un che Adam torniamo, non Adam 2. Custom. Chi è che gli ha dato una LG retro custom? Gliel'ho data io perché mi ricordavo che avesse meno accelerazione. Però non è così. Si è sbagliato di grosso. Vabbè, dai. In che direzione? Direzione va in tutta alta, vicoli. Beh, telecronaca migliorare, non si chiama telecronaca. Come auto, quindi se sono... E ripeto, se sono così stupidi da tenersela, sono rintracciabili. Ci batto. Santa Cruz di nuovo in 201. Peccato. Io ho fatto molta fatica a stare dietro la Sura. Era nelle G Electro Custom. Ma cos'è successo? È stato bellissimo. Allora. Non so neanche com'è l'LG retro custom. Yeah, quindi non era una Surano? No, a quanto pare no. Ma è una LG retro custom, corre? Così sembra. Dopo il rapporto emergenza dell'altra rapina, quindi di questa non la faccio, sto qua. Anche perché devo rivedermi il VOD dell'altro dopo. Cioè dopo, domani, oggi non lo faccio. Tanto mi metto con un giorno di tempo per fare i vari rapporti di emergenza. Quindi quella di dopo, quella di prima lo faccio io. Mi è andato loro e... No, la gente è in ospedale, grazie. E visto che io tra poco vado in 17, si può andare a farti una visita in ospedale per il porto d'aereo? Sì, ma non so se sia il caso che esco dal servizio. Beh, diciamo un attimo 10-20 in ospedale e ti fai una visita. Ma ti vuoi fermare anche tu in ospedale un attimo? No, e io vado in 10-7 tra poco, ah, quindi okay. Intendo quello. O pattugliamo un po', però non posso fare cose troppo impegnative, ecco. Allora, decidi tu, se vuoi pattugliamo ancora un po', io non faccio robe impegnative. Niente, mi è crashato, basta. Codice errore. Copiamo. È destino. Sono le 23:50. Segnalazioni crash. ID in game 2.3316. A capo. Posizione al momento del crash. Due punti. Piazza centrale. Eri in auto. Due punti. Sì. Errore, due punti quello in collo, orario, due punti, che ora è? 23:50. Bene, perfetto. Li abbiamo e ce ne deve 17, basta.
Devo fare il report crash? Sì. Non è obbligatorio, però ci hanno detto che se vogliamo aiutare il server a risolvere, li facciamo, almeno capiscono magari la causa, perché non sanno la causa, ciò che sta causando tutti questi crash. Quindi se li facciamo, gli diamo una mano allo staff a risolvere. Fa vedere, ho segnato tutto, sì. Com'era il bando di Bonifazio quando si andava al ponte? Eh sì, solo che non è un punto specifico della mappa, almeno così non mi sembra. Capita a caso in giro. Cioè, questo è quello che mi sembra, diciamo. Boh. Ponte per Mirror Park. Parcheggio superiore a garage centrale. Bahamas. Benzinaio del Vanilla, vedete, sono un po' sparsi per la mappa sti punti. E non si sta capendo cos'è, perché tipo hanno rimosso anche l'interior, ma non è migliorata la situazione. Buonanotte Arius, grazie per essere passato. Ci vediamo domani se ci sei, se no la prossima volta. Ecco, mettiamo CTS e siamo il 17. Magari ci facciamo un giro da fuori servizio, però no, perché non ho manco i vestiti da fuori servizio, quindi dovrei cambiarmi, non ho voglia. Andiamo alla bodycam. Attivata, sì. Ok. Ho sbagliato. No, non mi ricordo il tasto, questo. Cosa ha preso? Aeroporto, Carlotta aeroporto. 18. Aeroporto di Sandici, abbiamo davanti. Andando verso Sandici. 14. È una LG. Nera. Sì. Ah, senza spoiler, normale, con una persona a bordo. Perfetto. Siamo una persona di colore, perché era petto nudo. È arrivata Sandy adesso. Esatto, l'ho ritrovato LG, però io sono se infatti... serve supporto, dico non bonus. Sai che mi ha scritto Alcazan? Secondo me è entrata all'interno della città di Sandy Shores. 10-4, noi entriamo da dietro, dalla parte della Warzone. Okay. Anche adesso siamo Silenzio un attimo, stiamo andando verso l'aeroporto Mackenzie. Devo trovarlo nel cosa. Sandy Mackenzie. Cap 1039, scusate. Tanti agenti. Allora, Alcazan, eccolo qua. Numero questo. 473-5157, allora. Confermato, è lui, il sospettato di cercato della rapina. Stiamo entrando in autostrada ora, cap 1048. 5. Fate presto, direzione Paleto? 5. Affermativo, direzione Paleto. 7. 10 qua. Andiamo di chiamarlo. Conteniamo sempre dritto, vi dico se svolta. Ehi. Pronto? Sono Carlotta. Sì, dove sei? No. Sono davanti all'ospedale. Ok, arrivo subito. Ok, grazie. Ascoltato in contromano. Beh, sempre Paleto, sta costeggiando la zona del Campo Maria. Però è sempre in autostrada, contro mano però, verso Paleto. Sta entrando nel tunnel ora. Mettiamolo qua. Lincoln, ti trovi a downtown ancora? Prego di nuovo. Eh? 10 qua. Ok, prendi l'autostrada ovest e raggiungici. Ok, così se mi guardi centrale vado in 17. Sì, certo, grazie. Assolutamente. Devo salvarmi tutti i numeri, ma non ho voglia, perché quando entro in servizio parto subito a pattugliare. Però adesso vado in 17 e faccio l'ho ritrovata la casa. Stavo sentendo. Ah, ok. Cerchiamo di intercettare l'altra parte della strada. Un stipendio prima di fare in fretta. Prima di 17, stiamo perdendo di vista, non sappiamo se siamo tornati indietro o no adesso. Siamo alla svolta che va. Siamo sul ponte, insomma. Io tanto adesso metto giù bot, tanto sono inutile. Metto giù bot e poi. E stabiliamo anche Lincoln 1. Ma niente. Allora, noi abbiamo perso il contatto visivo, se lo trovate in zona Paleto dovrebbe essere arrivato, se no è tornato indietro. Quindi quelli che vengono dal Mackenzie controllate l'autostrada. Grazie. Quelli che vengono dall'altra parte controllate il buona notte. Buonanotte. Buonanotte. Agente Carlotta 17. Prossima per l'autostrada. Comunicato.
Noi stiamo arrivando ora sul ponte della Tassala Ovest e stiamo per prendere la fare una cosa molto strada. Carina che ho preparato oggi. Ok. Un attimo. Andiamo nel nostro punto dormita, qui dietro. Punto in cui non becco mai nessuno. C'è pure il deposito delle armi, non ci viene mai nessuno. Ci sentiamo qua stavolta. Sono più tranquillo. Allora. Avete notato, prima ho preso i tre foglietti perché ho finalmente sistemato tutto. Ce l'ho fatta, amici. Ho sistemato quello che dovevo. Quindi, Santini codici. Funziona ATM? Sì. Non c'è più quello fuori, però. C'è il capitano, vice capitano in radio. Sono vice capitano. Spengo qua. Prendiamo la bodycam. No, come si fa a spegnere? Non lo so. Vabbè. Scrivi. Ok, questo dovrebbe essere. Come? Ah, il titolo, sono ma sì, ma non serve spegnerla urgentemente. Allora. Scrivi. Nome foglio. Santino. Jessica. Vediamo se va bene. Vediamo se ci è venuto bene. Ed ecco qua il nostro Santino numero 1. No, l'ho firmato. L'ho firmato. Sbagliato. Santino. Jessica. Contenuto. Questo. Firma F6. Ci fermi qua, non mi lontano. Io non sono più in servizio. Mettiamo qua. Vediamo se è venuto bene. Perfetto, adesso il secondo. Il secondo non mi ricordo qual è. Perché ce ne sono altri due da fare, però, però ne facciamo un altro. Vediamo un attimo, fatemi vedere qual è. Ok. Ok. Facciamo questo allora. Qui. Eccoli qua. Non so, due tantini. Frassi. Prendiamo questo qua, perché poi c'è un altro da fare. Sto segnando quali abbiamo fatto. Ok. File. Allora. Perfetto. Con i nostri tantini possiamo finalmente